E voilà, eccoci qua, siamo subito all'opera per questa nuova creazione. Oggi non vi abbiamo presentato i materiali anche perché sono semplicissimi. Allora abbiamo due collane di base dai diversi colori. Uno è un oro un pochino più scuro che dà più sul gellognolo, il primo, e il secondo di un oro un pochettino più chiaro, sempre del tipo sfaccettato. Saranno queste due catene di base, ecco, vedete già Rick sta mettendosi all'opera e quindi congiunge quella di sotto con la catena principale di sopra. E poi andremo a fare un gioco con le catenelle e con le perline, queste color verdi. Queste niente le conoscete perché già ve le ho proposte qualche tempo fa in un uso e riuso, una vecchia collana che si era rotto il gancio iniziale e quindi niente perché buttarla ma non riutilizzarla appunto come stiamo facendo ora per una nuova creazione. Questa volta l'opera è abbastanza semplice, però ve l'abbiamo voluta proporre lo stesso anche per far vedere una nuova creazione del nostro Rick e poi i soliti procedimenti. Vedete, qui abbiamo fatto una congiunzione tra la catena di sopra e la catena di sotto con due anelli, in modo che così il supporto sia un pochino più rafforzato. E voilà, il gioco è fatto. Vi faccio vedere questo passaggio. Rick ha preso la perlina e poi l'ha infilata nel nostro solito filo, quello d'acciaio, color oro. E adesso sta formando l'anellino per poter fare l'aggancio qui. Lo fermiamo, chiudiamo con l'aiuto della pinza. Cercando di stringere per bene. Uniamo la catenella con la quale andremo a fare poi il gioco qua. Ecco qui, e anche questa volta ci aiutiamo con l'aiuto della pinza. Adesso stesso procedimento per infilare la perlina nel filo d'acciaio, perché poi andremo ad attaccarne un'altra qua per fare un gioco di cadenze. Ecco, vedete, questo è il gioco che avviene con il pendente formato con la catenella e la perlina. In corso d'opera, quindi niente, non vi abbiamo fatto vedere prima gli altri materiali, in corso d'opera, come il nostro solito, ci vengono altre idee. E noi siamo dei creatori atipici, ci possiamo definire così, va bene. Atipici ma simpatici. E va bene. È un po' pazzerelli. Allora ci è venuta in mente un'altra idea e niente, questa idea è praticamente creiamo solo, facciamo un gioco di gradazioni e creiamo solo così, ecco, con una perlina rosa. Quindi faremo una lunga con le due perline verdi e poi un'altra corta con la perlina rosa. Ecco, e quindi verrà un gioco di gradazioni. E sono pronte adesso anche le perline color rosa e finito di attaccare tutte quelle verdi e quindi quelle rosa andranno a situarsi, appunto, a posizionarsi qua in mezzo, vedete? In quale fase siamo ora, Rick? La fase. Rick, madonna mia. Una volta eravamo un canale serio. Eppure avevi promesso che nel nuovo anno avresti presentato tutto quanto tu. E invece no.
Ecco, allora lo spiego io praticamente che cosa ho fatto. Ho attaccato la perlina, vedete, è stato fatto il cerchietto per congiungerlo a una parte della catena. Ecco qua, vedete? Adesso Rick sta attaccando anche la perlina, quella rosa. Ecco, già si vede un primo effetto. Eccoci qui, dunque, la nostra collana è terminata. Anche questa volta il magico gioco delle mani di Rick è riuscito a creare un qualcosa di semplice ma delizioso nello stesso tempo. Un gioco di gradazioni, un gioco di catene e un gioco di colori tra il rosa e il verde e il rosa hanno fatto sì che anche questa volta abbiamo creato, insomma, qualcosa di simpatico. Spero che anche a voi questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi appuntamenti con i video tutorial, con uso e riuso, con le video ricette, con i vlog around Lazio. E andremo a girare intorno ai paesini del Lazio e poi più là anche oltre, e tanti altri nuovi video. Rimanete con noi. Bye bye.